Sotterranei Pop, il rock di RLB. Eccoci, bentornati, siamo tornati con la musica di Manuel Volpe, questo è il brano d'apertura del suo disco d'esordio, Gloom Lies Beside Me As I Turn My Face Towards the Light, titolo lunghissimo che mette sempre in difficoltà chi, come il sottoscritto, lo deve annunciare alla radio, e quindi potrebbe essere anche la prima domanda da girare a Manuel Volpe, che è il nostro carito ospite dall'altra parte del telefono. Buonasera e benvenuto su RLB e Sotterranei Pop. Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità. Allora, diciamo, disco dal titolo lunghissimo, come mai? Allora, innanzitutto lo si può abbreviare, quindi anch'io spesso l'abbrevio, anzi, per me è Gloom Lies, puntini puntini. In generale si è scelto un titolo così lungo perché avevo un po' bisogno di trovare di dare al disco una chiave di lettura per l'ascoltatore, e piuttosto di utilizzare delle parole che poi potevano essere fraintese, ho preferito più una frase descrittiva che introducesse appunto l'ascoltatore ad un approccio, perché magari c'è questo mood un po' sommesso, un po' nostalgico in tutti i brani, e dal titolo appunto si riesce un po' a intuire che è quello il mood di base, ma non è un disco nichilista, pessimista, anzi, in realtà è una prima fase, un primo studio per affacciarsi a un cambiamento che appunto è la luce che c'è pure sul titolo. Senti, Manuel, questo è il tuo disco d'esordio, però tu hai una
buona storia musicale come tecnico del suono, un passato di musicista jazz di cui conosciamo poco o nulla, eppure ti presenti con un disco che ha, secondo me, una qualità importante proprio nella varietà degli stili che si ascoltano in questo album. Si parte con questo brano che potrebbe rimandare, diciamo così, alle atmosfere alternative folk, come ce ne sono tante, ne abbiamo ascoltate tante negli ultimi anni, e poi ci sono diverse cose. Ci racconti un po' come ci sei arrivato, che tempi di gestazione ha avuto questo disco? Allora, la varietà innanzitutto è diciamo che era un intento iniziale nel momento in cui ho voluto intraprendere questo percorso, perché volevo un po' riassumere tutte quelle che erano le mie passioni, i miei interessi che avevo coltivato appunto da quando ho iniziato a suonare, che ero davvero piccolo, avevo 10 anni, e appunto volevo cercare di fare un disco, il mio primo disco solista, come una sorta di riassunto di un po' tutto questo percorso. E la gestazione è stata lunghissima, perché il brano più vecchio risale a più di 5 anni fa. Poi invece proprio la fase di realizzazione del disco è durata praticamente 3 anni, per motivi più vari, nel senso che ho voluto costruire gran parte del disco nel momento in cui lo registravo, anche se avevo appunto già elaborato parecchi arrangiamenti su carta, ma comunque ho lasciato molto spazio all'improvvisazione durante le take e anche il contributo di altre persone esterne che hanno partecipato. E in più appunto ci son voluti 3 anni, anche perché abbiamo fatto una versione del disco che poi non è quella che hai tu per le mani, quella che state sentendo in radio, perché appunto avevamo iniziato questo percorso con delle idee chiare di intenti, di colori che si volevano raggiungere, di mood proprio, ma poi appunto ho avuto una fase, diciamo, di defiance in cui ho avuto alcuni ripensamenti, e allora ho riregistrato l'album da capo completamente. E togliendo, smussando un po' gli spigoli, rendendolo un po' più omogeneo, togliendo alcuni brani, aggiungendone altri, cambiando gli arrangiamenti, anche le tonalità, e da lì è uscita fuori anche il suono della voce, che per me, anche per me era sconosciuto, io non avevo mai cantato prima d'ora, quindi diciamo che è stato un percorso di formazione questa registrazione. E allora ascoltiamo un altro brano da questo album, questo si intitola Dog's Heart. I met
questa Dog Heart è un altro brano tratto da Gloom Lies, disco d'esordio di Manuel Volpe, che è il nostro gradito ospite. Stavamo parlando appunto di questo mood che ha il disco, insomma belle ballate che richiamano, potrebbero richiamare insomma paragoni ingombranti, come ha già fatto qualcuno con Waits e Nick Cave, insomma diciamo può essere un bel modo di recepire la tua proposta, oppure un qualcosa di esagerato che, come sempre, diciamo, chi poi si deve occupare di scrivere una recensione deve dare il senso di quello che si ascolta nel disco a chi legge prima magari che possa arrivare all'ascolto. Sicuramente Waits è stato un momento fondamentale dei miei ascolti diverso tempo fa, poi ok, con le dovute cautele e distanze, nel senso non pretendo nemmeno di essere paragonato, cioè è quasi un complimento, cioè nel senso. Però senz'altro durante la registrazione di questo disco ho un ascolto che ho fatto praticamente quotidianamente, una faccia in prestito di Paolo Conte. È stato un disco che mi ha dato tanti spunti su cui riflettere, su cui attingere, e diciamo poi la differenza vera che c'è ad esempio con Tom Waits è i brani di Tom Waits è proprio il fatto dell'utilizzare molto delle parti strumentali, non utilizzare quasi mai dei ritornelli veri e propri, e quindi bilanciare molto le parti del cantato con quelle più strumentali attraverso appunto dei temi musicali che suonati da altri strumenti in realtà fungono da quasi da ritornello. Quindi diciamo quella lì era un po' l'idea che avevo all'inizio di registrare, che poi grazie anche all'approfondimento di alcuni dischi di Paolo Conte sono riuscito a trovare ispirazione per renderli un po' più utili all'economia del brano. Senti, tu poi hai anche una vasta esperienza come tecnico del suono, quindi immagino che nel momento in cui sei andato in studio, diciamo, difficoltà non ne hai, non hai trovato le classiche difficoltà che trovano molti musicisti, soprattutto chi arriva per la prima volta in studio di registrazione. Ecco, questo saper già come catturare le tue idee ti ha favorito o in un certo senso ti ha anche complicato la vita in fase compositiva? E questa è una bella domanda, nel senso che sicuro a livello tecnico mi ha favorito tantissimo, nel momento in cui sapevo già cosa volevo, anche il fatto di la maggior parte delle riprese sono state fatte in una cascina nelle Langhe piemontesi, che era dove c'era uno stanzone molto grande con un grandissimo riverbero naturale, quindi volevamo rendere tutto quanto più acustico possibile senza usare mai dell'effettistica esterna, e quindi diciamo sotto quel punto di vista mi ha agevolato molto. Poi appunto sono stato aiutato, anzi ho affidato praticamente gran parte del compito a un Massimiliano Moccia, che è il ragazzo che ha registrato e mixato insieme a me il disco. Poi da un certo punto di vista, effettivamente, ora che mi ci fai pensare, avevo forse troppo le idee chiare e quindi magari mi sono precluso alcune cose che nascono poi così spontaneamente, ma magari per il prossimo disco cercherò di affidare completamente questa cosa a un'altra persona, anche così per togliermi un po' di lavoro, diciamo. È un disco che vede anche la presenza di molti ospiti che ti hanno accompagnato in questo lavoro, al di là dell'amicizia che immaginiamo ci sia fra te, insomma, anche artisti che conosciamo bene come Barbagallo e gli altri che hanno partecipato, e li hai scelti in funzione proprio di quello che volevi potessero portare nelle singole
canzoni, o come succede alle volte poi ci si trova, magari uno passa in studio nel punto dove si registra, no? A trovare un amico, e poi finisce anche per essere coinvolto. Ma entrambe le cose, nel senso che la maggior parte degli amici poi si sono trovati quella settimana in questa cascina quasi a mo' di vacanza, nel senso la gente che sapeva che c'era Manuel lì che registrava e passava di lì, poi si fermava 2, 3, 4 giorni cucinando, andando in giro per la campagna, quindi diciamo era diventata un po' una festa. E poi magari appunto tra una cosa e un'altra c'era qualcuno che suonava in qualche strumento e allora magari gli chiedevo: senti, vieni un attimo giù, proviamo a fare 2 take insieme su questa cosa. E così ad esempio è stato con Carlo. Carlo effettivamente è venuto quei giorni a trovarmi, e poi già che c'era non chiedergli di partecipare. Poi invece altri sicuramente l'ho scelti proprio per le loro caratteristiche di musicisti, per la loro sensibilità o qualcosa che mi ha colpito nella loro produzione. Ad esempio Stefano Risto, che è un contrabbassista jazz qui di Torino, molto, molto quotato, che ha un curriculum davvero invidiabile. Ho scoperto dopo che mi ero trasferito qua a Torino che mi abitava dietro casa, allora una serie di cose hanno fatto in modo che lo incontrassi, proponessi la cosa, e lui si è rivelato appunto entusiasta e dispostissimo a collaborare. E poi ad esempio invece Amy Di Naio, che partecipa in un brano, che è questa musicista di Seattle, davvero poliedrica, con una sensibilità pazzesca e delle doti. Oramai italianissima anche lei, no? Italianissima, sì, infatti sì. È stata anche una bella sorpresa il fatto che mi scrivesse sempre in italiano nelle email, in italiano perfetto tra l'altro. E quindi diciamo che è un po' uno e un po' l'altro, sia questioni di amicizia e casualità che gente proprio cercata ad hoc. Bene, la voce di Amy Di Naio, che è appunto ospite in questo album, l'ascolteremo subito dopo questa breve pausa pubblicitaria che interrompe per ora il nostro flusso di approfondimento su Gloom Lies di Manuel Volpe. Quindi a te Manuel e a tutti i nostri radioascoltatori chiediamo come sempre la pazienza di aspettare poco più di un minuto, giusto per dare spazio agli inserti.